Però ci è successa una cosa gravissima. Per la seconda volta nella storia di solo risposte sbagliate, nessuno ha indovinato il gioco. Salatino ha scritto che questa sarebbe la mia reazione quando qualcuno non si iscrive al Porion. Invece è quello che succede quando nessuno indovina il gioco misterioso. Qui non si può andare avanti, quindi dai, lo rendo più facile. Ora non potete non indovinare. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Di nuovo. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in netto anticipo, ma rimanendo comunque in ritardo. Ma come faccio? Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Discuteremo infatti di un leak appena avvenuto in casa Nintendo e poi passeremo dalle parti di Sony per parlare della probabile pubblicazione di God of War nel 2022, del casino che si sta scatenando intorno al nuovo PlayStation Plus e anche della fine di un'era, quella di PlayStation 4. Prima di iniziare però vi invito a smetterla di sbattere gli occhi per evitare di perdervi anche solo un frame di questo episodio e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Sono sicuro che tutti gli appassionati della serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo staranno aspettando con estrema impazienza la pubblicazione di All Star Battle R, ma sono sicuro che dopo la visione di questo nuovo trailer l'hype schizzerà letteralmente alle stelle. Il gioco è previsto per il 2 settembre di quest'anno su tutte le console e anche la Switch, e come lascia intuire la R a fine del titolo, non si tratta di una produzione nuova, ma di una remaster del picchiaduro uscito nel 2014, inizialmente solo su PlayStation 3. Questo lavoro di CyberConnect 2 fu accolto con entusiasmo in Giappone, tanto che Famitsu gli diede il perfect score, 40 su 40, mentre con un po' più di incertezza qui in Occidente, dove furono messe in evidenza i problemi di una struttura ludica sbilanciata troppo verso le microtransazioni. Questa nuova versione di prossima uscita promette di essere l'edizione definitiva del gioco, che verrà accompagnata da una release limited edition preordinabile esclusivamente sul sito di Bandai Namco. L'edizione, che comprenderà un action figure, qualche pre-order bonus e anche un collector's box fighissimo, verrà a costare la bellezza di 110 euro, non poco. Voi, poracci, farete la follia? Purtroppo, l'impostore che si spaccia per me ancora una volta ha anticipato le Poro News, ma vale comunque la pena ripeterlo al volo. Durante un incontro con gli investitori, Sony ha rilasciato numerose informazioni sulle strategie aziendali relative al mondo PlayStation, e una delle più interessanti è sicuramente l'intenzione di investire sempre di più nel mercato delle produzioni cinematografiche e televisive. Sono stati confermati per ora dei serial su Horizon, God of War e anche Gran Turismo. Io non lo so, gli adattamenti televisivi ripresi dai videogiochi mi lasciano sempre molto perplesso, ma visto che questi giochi partono concepiti per essere sin da subito delle esperienze cinematografiche, il passaggio potrebbe avvenire senza troppi intoppi. Poi certo, esce il film di Uncharted e tutto questo discorso un po' va a farsi benedire. E visto che ci siamo, rimaniamo dalle parti di Sony con una notizia che ci tornerà utile in chiusura della puntata. SteamDB, il bot che scandaglia il database della popolare piattaforma digitale, ha trovato dei riferimenti a un nuovo prodotto non ancora reso pubblico. Il gioco viene presentato col nome in codice di Oregon, ma i tag di riferimento lasciano poco spazio all'immaginazione. Con parole chiave come roguelike, sci-fi, bullet hell, Atropos e Torre di Sisifo, è praticamente certo che si tratta della versione PC, non ancora annunciata ufficialmente, di Returnal, uno dei giochi più incredibili usciti su PS5 lo scorso anno. Io l'ho adorato. Va ricordato inoltre che questa versione era apparsa nel Giga Leak di Nvidia, quello relativo al GeForce Now. Mentre la compagnia aveva etichettato la lista trafugata come contenente dei titoli non in sviluppo, ora abbiamo l'ennesima conferma che non si trattava affatto di una serie di nomi messi lì a caso. Quindi se vi capita, buttateci un occhio perché ci sono dei nomi pazzeschi. E a questo punto possiamo anche pensare che sia solo questione di tempo prima che vengano annunciati ufficialmente. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Intanto vi do un consiglio. Domani mattina, appena svegliati, andate subito a controllare la vostra Switch. Questa notte potrebbe arrivare infatti un aggiornamento a sorpresa. Che poi,
tanto sorpresa non è, perché ve lo sto rovinando. In fondo è una storia che si ripete e ormai sappiamo come anticipare Nintendo e i suoi Shadow Drop. Grazie a NinStatusBot, lo script che tiene d'occhio tutti gli interventi di manutenzione programmati all'interno dei server Nintendo, possiamo sapere con anticipo quando ci saranno degli aggiornamenti delle singole app. Non sempre la manutenzione indica dei cambiamenti tangibili, almeno per noi utenti, ma ultimamente le interruzioni di servizio programmate hanno portato nuovi titoli all'interno dei cataloghi retro. A febbraio un'operazione del genere ha aperto le porte alla serie di Earthbound, lo stesso è accaduto il mese successivo con i titoli Mega Drive e recentemente abbiamo visto degli aggiornamenti alla libreria SNES il 28 luglio e anche la scorsa settimana con l'arrivo del buggatissimo Kirby 64. Questa volta a quanto pare andranno sotto ai ferri le app di SNES e NES, quindi ci sono buone possibilità che i due cataloghi vengano rimpolpati con vecchie glorie del passato e magari qualche edizione speciale. Il sogno proibito rimane ancora quello di vedere finalmente arrivare su NSO Super Mario RPG e Chrono Trigger, ma a quanto pare Square Enix si tiene alla larga dal servizio in abbonamento. Secondo voi, poracci, quali saranno i prossimi titoli Super Nintendo e NES ad essere aggiunti alla libreria? In un periodo di continui rimandi a data da destinarsi, ormai gli utenti hanno perso la fiducia nei confronti dei publisher. Non ci si fida neanche più di una data precisa, Starfield Docet. Figuriamoci quando un titolo viene indicato in arrivo genericamente per un dato anno. Però, se siete da quelli che ormai avevano abbandonato le speranze di vedere God of War Ragnarok pubblicato entro la fine di quest'anno, fermi tutti perché potrebbero esserci delle ottime notizie all'orizzonte. Io vi confesso che ero tra i convintissimi che God of War 2 sarebbe stato rimandato al prossimo anno, nonostante le parole di conforto di Cory Barlog. E invece il titolo è stato valutato dal sistema di rating sudcoreano che ha fatto apparire la scheda del titolo all'interno del suo database. Ovviamente il gioco si è beccato alla gradazione massima, ovvero il giovani non ammessi, il corrispettivo del nostro PEGI 18, a causa della messa in scena di violenza eccessiva, volgarità e profanità, oltre che al consumo di droghe. Immagino un Kratos bello in forma, insomma. Ma al di là di questo va tenuto in considerazione che, solitamente, quando un prodotto viene preso in esame da un ente di rating, significa che ci stiamo avvicinando alla pubblicazione in quel territorio. Forbidden West, rilasciato a febbraio di quest'anno, era apparso sullo stesso portale a novembre 2021, una distanza di 3 mesi che riaccende le speranze per un'eventuale pubblicazione di Ragnarok nel periodo autunnale del 2022. Non vi basta? Beh, intanto ci sono già i primi rivenditori che hanno iniziato ad aprire i pre-order per il merchandise del titolo, con una data precisa, che potrebbe essere un placeholder, quella del 30 settembre. Insomma, improvvisamente God of War Ragnarok non sembra tanto lontano e potrebbe rappresentare una pedina fondamentale nella lineup di Sony per la seconda metà del 2022. Secondo voi, poracci, riusciremo a giocarlo fra pochi mesi? Potrebbe essere una bomba da inserire all'interno del prossimo PlayStation Showcase, non trovate? Ora bisogna fare un attimo di chiarezza sulla truffa del PlayStation Plus. Perché si sta generando veramente un casino intorno al nulla. Cerchiamo di capire quello che sta succedendo. In questi giorni stiamo seguendo molto da vicino il lancio del PlayStation Plus, per ora attivo solo in alcune regioni dell'Asia. Questo lancio asincrono ha creato parecchia confusione sulla reale entità del servizio e tra Sony, che ormai non comunica in modo chiaro le sue strategie, e le testate giornalistiche che rilanciano senza sosta qualsiasi segnalazione, molto spesso non controllando accuratamente le fonti, siamo nel caos più totale. In particolare si è scatenato un allarme relativo al prezzo da pagare per effettuare il passaggio dal vecchio Plus ai tier più alti di quello nuovo. C'è infatti un tasso di conversione e la transizione non è automatica. Quindi chi ha accumulato anni di iscrizione del Plus pensando di risparmiare sul servizio di prossimo arrivo si prende una bella fregatura. Ma anche doppia, perché a quanto pare per ora Sony permette di effettuare il passaggio solo se si convertono tutti i mesi rimanenti nel tier di destinazione. Questo significa che se avete il Plus attivo per 10 anni e volete abbonarvi al Plus Deluxe o Premium, dovrete sborsare la differenza per tutti i mesi che avanzano, che immagino non sia affatto poco. Speriamo che Sony renda possibile spezzare eventuali passaggi di livello. E vi ricordo che la conversione automatica è sì prevista, ma solo per il passaggio dal Now al livello massimo del nuovo Plus. È invece stato confermato da Sony che chi ha comprato un abbonamento al Plus in sconto non dovrà pagare nessuna differenza aggiuntiva per accedere ai nuovi livelli del servizio.
L'azienda ha dichiarato che non c'è nessuna intenzione di penalizzare gli utenti che hanno usufruito di sconti legittimi e che le prime segnalazioni inviate dall'azienda stessa sono state frutto di un errore tecnico. Ci crediamo? Vabbè dai, diamogli il beneficio del dubbio. Ma ricapitolando, se avete accumulato anni di Plus sperando di fregare il sistema, vi ha detto male, avreste dovuto investire tutto sul Now. Per il resto aspettiamo notizie più concrete una volta che il Plus arriverà in forma definitiva anche qui da noi in Europa. Fino ad allora facciamo molta attenzione a tutte le notizie che arrivano. E chiudiamo con l'ennesima news a tema PlayStation, ormai non mi riconosco più, perché probabilmente fra molto poco, ma forse neanche troppo poco, ci troveremo di fronte alla fine di un'era, quella di PlayStation 4. La next gen fatica ad ingranare ed è indubbio che la precedente generazione giochi ancora un ruolo fondamentale nelle strategie di Microsoft e Sony. Espedienti come la retrocompatibilità, le doppie versioni e il crossplay garantiscono la sopravvivenza di un ecosistema nonostante sia praticamente impossibile reperire nuovi hardware. Però prima o poi Xbox One e PS4 dovranno andare in pensione. E durante il Q&A con gli investitori di cui abbiamo parlato in apertura, Jim Ryan ha mostrato una slide con le proiezioni future sulle strategie di pubblicazione dell'azienda. L'obiettivo è quello di eliminare completamente dall'equazione PlayStation 4 entro il 2025. Un passaggio graduale, ma che fra qualche anno ci catapulterà in uno scenario inimmaginabile fino a qualche anno fa. Le console rappresenteranno soltanto il 50% della strategia di Sony e l'altra metà sarà occupata da uscite pensate per il mercato PC e mobile. Le console per ora rimangono fondamentali, ma perderanno sicuramente la loro centralità. Insomma, quello di PlayStation 4 sarà un lento e lungo addio, ma ormai siamo di fronte a un cambiamento radicale dell'industria videoludica e chissà se anche Nintendo e Microsoft seguiranno la stessa traiettoria di Sony. Voi poracci cosa ne pensate? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi intanto mi raccomando, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Sony, Michele Intendo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Vabbè, ricominciamo da capo perché non ha registrato. Dato.